penso che sempre di più noi dobbiamo diventare una costellazione, noi dobbiamo diventare un organismo, anzi dirò di più, un ecosistema. Non è più possibile che le Marche siano silosate come i loro quattro fiumi. Noi siamo, penso, una delle aziende, una delle regioni col più alto numero di imprese pro capite e con uno dei PIL più alti in quasi tutta Europa rispetto alla popolazione che abbiamo. Ma se non ci mettiamo insieme non riusciremo mai ad andare avanti. In questo numero, con le nostre telecamere all'Iplex di San Buchetto, azienda che trasforma il cristallo acrilico in prodotti di pregiato design e arredo. Una costellazione di nuove imprese associate al Welcome Day di Confindustria Macerata. Si è concluso nella sede dei Iguzzini Illuminazione il corso di alta formazione con l'Istao. Voce ai parlamentari maceratesi. In questa puntata parla l'onorevole Francesco Acquaroli. Il cristallo acrilico si trasforma in prodotti di pregiato design e arredo nell'azienda Iplex di San Buchetto. Fondata nel 1949 da Terzo Ippoliti, l'uomo che da un piccolo tornio costruito in garage è riuscito a realizzare i primi piccoli prodotti in plexiglass, oggi l'azienda è gestita dai figli, Francesca, avvocato, e Riccardo, amministratore delegato. L'azienda nasce all'inizio degli anni 80, fondata da mio papà, che è nata soprattutto per fare prodotti in plexiglass come terzista, quindi lavorare per le grandi industrie, per i grandi marchi, diciamo. Dopodiché io e mia sorella, che siamo adesso i titolari dell'azienda, abbiamo deciso di metterci direttamente noi sul mercato e di metterci in gioco, diciamo, di provare a vedere come il mercato reagisce alla vendita diretta di questi prodotti in plexiglass, che a me piace molto questo materiale, veramente la trasparenza, è un prodotto bellissimo, quindi vediamo dove ci porterà questa strada. Una sfida che per voi ha già avuto dei risultati, siete oggi partner West Wing, avete una produzione tutta interna che è andata bene con l'e-commerce, siete un'azienda giovane ma già performante, in questo avete già avuto dei riconoscimenti. Sì, abbiamo avuto dei riconoscimenti importanti, abbiamo avuto anche dei discreti risultati, come ha già detto lei, siamo partner della West Wing che ultimamente ci sta dando delle discrete soddisfazioni, quindi la strada che abbiamo intrapreso è ottima. Spero che le cose possano migliorare comunque nel tempo. Un percorso inverso quindi per voi dall'e-commerce per andare poi ai canali di vendita tradizionali, quindi una sfida che nasce anche dalla vostra volontà come seconda generazione. Sì, esattamente, una sfida che a me appassiona tantissimo, quindi giorno per giorno vivo le sfide di questa strada che abbiamo intrapreso, quindi ogni giorno per me è una nuova sfida, non vedo l'ora ogni volta di portare avanti l'azienda con passione e con volontà. E dunque come Ippoliti, Plex come plexiglass, un materiale innovativo ed ecologico impiegato per realizzazioni di design industriale in una perfetta combinazione tra tecnologia e artigianalità. Iplex dispone di attrezzature e macchinari 4.0 di ultima generazione e a bassissimo impatto ecologico, che consentono di lavorare tutte le tipologie di materiale da forgiare in ogni tipo di forma e finitura. Per l'industria 4.0 adesso entro il mese di agosto dovremo acquistare un nuovo macchinario laser che andrà a sostituire altri due tagli laser che aveva acquistato nostro padre in passato, quindi piano piano ci stiamo facendo investimenti importanti per cercare di farla crescere molto, quindi sono molto contento di questo. Iplex ha i suoi punti di forza nella squadra di lavoro, formata da decine di anni di collaborazione orientata alla soluzione delle esigenze dei clienti e alla personalizzazione di ciascun prodotto. Una
costellazione di nuove imprese associate al Welcome Day di Confindustria Macerata, un evento voluto dal presidente Pesarini e dal direttore Niccolò per presentare la struttura, i servizi e i valori condivisi. Particolarmente coinvolgente l'intervento del Senior Counseling Francesco Tombolini sul darwinismo digitale, le aziende tra tecnologia e umanesimo. E oggi abbiamo parlato un po' di come provare a riorganizzare l'azienda partendo dagli uomini, quindi ragionando sostanzialmente sulla costruzione di giovani leader e diciamo anche una bella rinfrescata ai vecchi parrucconi e alle vecchie gerarchie invisibili che molte volte attanagliano le nostre aziende. Noi siamo pieni di leader, li abbiamo là dentro, dobbiamo solo spolverarli. Il secondo, per iniziare a parlare una lingua un po' più diretta, una lingua un po' più, io lo chiamo il glossario, una lingua un po' più non più complessa da comprendere ma più facile da digerire. E la terza, l'ultima, la grande rivoluzione della trasparenza dell'informazione. Lasciamole queste aziende iniziare ad essere attraversate da informazioni e non da noiosissime riunioni. Mettiamo le persone in grado di poter elaborare questi numeri e queste informazioni e facciamogli far venire fuori delle idee migliori. Come vedere come imprenditore, diciamo, i competitor e anche il territorio e le altre aziende per fare reti? C'è stato anche un po' questo invito da parte del direttore. Oh, io penso che sempre di più noi dobbiamo diventare una costellazione, noi dobbiamo diventare un organismo, anzi dirò di più, un ecosistema. Non è più possibile che le Marche siano silosate come i loro quattro fiumi. Noi siamo, penso, una delle regioni col più alto numero di imprese pro capite e con uno dei PIL più alti in quasi tutta Europa rispetto alla popolazione che abbiamo, ma se non ci mettiamo insieme non riusciremo mai ad andare avanti. Sicuramente Assindustria, l'associazione Confindustria può essere un ottimo volano per fare questo. Un welcome day per far conoscere anche i volti, gli uomini e le donne delle sezioni di Confindustria Macerata ai nuovi associati e poi anche un po' la carica, il motivatore, il professor Tombolini. È un'esperienza importante, nel senso che è sempre stata la nostra mission quello di far capire il valore del capitale umano, il valore anche di competenze professionali, il fatto che comunque queste persone rappresentano il patrimonio, no, di Confindustria, dei valori identitari di Confindustria e anche della capacità che Confindustria sempre esprime di erogare servizi di qualità e una rappresentanza di qualità fatta di competenze, di conoscenze e anche di abilità nel tessere relazioni e rapporti corretti, trasparenti col sistema pubblico e non solo pubblico. Grandi stimoli anche a cogliere la velocità del cambiamento anche da parte del relatore. Tombolini sicuramente condensa un po' tutte queste questioni, perché lui ha mixato esperienze su grandi aziende del lusso e apporta il DNA del marchigiano con le cose positive, culturali, storiche che il nostro sistema. Io ho molto apprezzato certe stimoli, certe provocazioni, anche legate forse al tentativo di ricercare un rapporto equilibrato tra una tecnocrazia che sta monopolizzando gli scenari produttivi, sociali, economici del nostro territorio, ma anche un umanesimo che convince questo territorio, perché bisogna sempre miscelare la nostra anima, la nostra cultura con modelli tecnocrati e anche tecnologici che altrimenti potrebbero sfuggirci un po' di mano. Il suo richiamo a un modello di consumatore intelligente, evoluto, che deve essere il vero faro che ispira i modelli produttivi e i processi organizzativi dell'azienda moderna, rappresenta sicuramente un altro bel messaggio, così come un altro bel messaggio è ispirare i modelli organizzativi delle aziende del futuro ai giovani, alle migliori eccellenze che i giovani e i migliori talenti che ognuno si porta dietro la propria azienda, riscoprendo anche il giusto della scelta dei talenti, metterli alla prova, magari sbagliando, però questo è un migliore investimento per le generazioni future, perché un po' tutti abbiamo bisogno di queste nuove scommesse. Questo è un grande momento per Confindustria Macerata, è importante perché noi facciamo associazione e dobbiamo essere capaci di gestire l'evoluzione dei momenti, e anche il professor Tombolini, che è stato qui con noi,
ci ha dato proprio l'impostazione di quello che può essere il percorso passato per poterlo agganciare al futuro. Questo dipende da noi, dobbiamo cogliere le opportunità sono veloci, ma noi dobbiamo avere la capacità, l'ingegno, l'umiltà di saper vivere i momenti, vivendo anche di esperienze passate. Questo ce lo insegna la nostra capacità di fare impresa, che ha fatto diventare grandi le nostre aziende del territorio. Un contributo molto forte quindi lo deve dare Confindustria Macerata, che dal 1944, quindi ben 74 anni che è presente qui. Oltre 200 giovani presenti all'Auditorium Guzzini per una mattinata dedicata alla formazione targata ITS. I corsi promossi dalla Fondazione ITS rilasciano un diploma di alta specializzazione tecnica, alternativi ai percorsi universitari, gestiti in collaborazione con aziende ed enti del territorio. Una formazione che prevede 900 ore di stage lavorativo, da compiersi in Italia o anche all'estero. Le quarte e quinte classi di Fano, Pesaro, Ancona e Recanati intervengono oggi all'ITS Day, che sarebbe la consegna dei diplomi ai ragazzi che siano diplomati del corso 2015-2017. E approfittiamo di questa occasione per raccontare un po' il mondo dell'ITS e le opportunità che offre. L'ITS forma dei tecnici specializzati che sono subito spendibili, perché fanno una formazione sia in aula con specialisti, sia nelle aziende direttamente insieme ai dirigenti o al personale preposto, formano dei tecnici specializzati, appunto, quindi pronti e subito spendibili per entrare in queste cosiddette smart factory di cui oggi poi parleremo nella giornata. Quindi sono circa una cinquantina di ragazzi che si sono diplomati, e questo è un po' il tema dell'ITS. Abbiamo ancora poca attrattività. Lei pensi che in Germania il sistema ITS, diciamo così, prende circa 800.000 studenti all'anno, in Italia siamo a 10.000. Quindi il lavoro di oggi, la presentazione fatta qui nella sede della Guzzini Illuminazione, è proprio per dare importanza al sistema ITS, e Confindustria su questo qui diciamo così, ci punta molto, come ci punta molto anche diciamo, il governo e le istituzioni. L'Istituto Tecnico Superiore, nelle tre sedi di Recanati, Ancona e Pesaro, porta al compimento del percorso formativo di 50 studenti, e l'occasione della consegna dei diplomi diventa anche un'opportunità per far conoscere agli studenti degli istituti secondari della provincia l'offerta formativa per il triennio 2018-2020, che strizza l'occhio all'industria 4.0. Per quanto riguarda Recanati, hanno diciamo approfondito nel loro percorso tutto quello che è il design, la progettazione e il marketing. Per quanto riguarda Ancona, hanno portato avanti un percorso tutto incentrato sull'industria 4.0, soprattutto per i settori della nautica e della meccatronica, e per il percorso di Pesaro hanno studiato quello che è il design per il settore del mobile. Affrontando dei percorsi che sfociano in progetti aziendali, lavorano per un anno intero all'interno di un'azienda, e quindi questo gioco forza porta al fatto che l'azienda, dopo averlo formato e aver portato avanti questo progetto, decide poi di trattenere lo studente in azienda per un rapporto lavorativo stabile. Il prossimo corso, la scadenza è quella, solitamente quella di ottobre, per l'iscrizione. La durata, come abbiamo detto, è un percorso di 2 anni che faranno per il 50% all'interno dell'azienda. Onorevole Francesco Acquaroli, una prima avventura iniziata da poco alla Camera dei Deputati. Quali le prime sensazioni del trovarsi in Parlamento? Beh, sicuramente un ambiente dal punto di vista istituzionale molto molto importante, sicuramente un impatto, diciamo, anche che tende a responsabilizzarci rispetto a quelle che sono le nostre responsabilità in quel contesto. Noi abbiamo sicuramente un grande compito, quello di portare la nostra regione, la nostra dimensione, che è una dimensione piccola e particolare, nelle
istituzioni che contano, per far rendere tutti conto e rappresentare a tutti quelle che sono le difficoltà di una regione come la nostra, che è una regione molto molto dinamica, che sta attraversando una grossa crisi e che questa crisi deve essere superata soprattutto con il supporto dello Stato. Noi siamo strozzati da una burocrazia che rende difficile e penalizza l'azione dei privati, l'azione delle imprese, l'azione degli enti, e c'è una situazione che scoraggia pure chi intende portare a compimento qualsiasi tipo di impresa, qualsiasi tipo di iniziativa. Basti pensare alla circolare Gabrielli dopo, insomma, la partita dell'anno scorso a Torino, i fatti di Torino che ci rendono in maniera assoluta difficile anche organizzare la sagra della briscola in piazza. È diventato difficile veramente oggi per le associazioni, figuratevi per gli imprenditori, per i comuni operare. Poi la sfida delle infrastrutture, la sfida della sanità, la sfida dell'organizzazione del territorio, perché noi dobbiamo far competere il turismo, ma il turismo ha necessità per competere dell'agricoltura, il territorio ha necessità di competere tramite l'agricoltura e l'artigianato, l'industria, che è sicuramente i nostri distretti industriali sono un'avanguardia dell'Italia e dell'Europa, devono essere tutelati tramite programmi di rilancio, ma anche tramite una programmazione seria delle politiche industriali, perché il rischio qual è? Che senza una programmazione si agisca diciamo un po' al vuoto, al buio, e non si riesca a dare le garanzie necessarie, le regole indispensabili ai nostri imprenditori, ai nostri distretti industriali. Sullo sfondo uno splendido mare, ma non bisogna lasciarsi alle spalle il problema del terremoto. Il terremoto e la ricostruzione debbono essere un punto imprescindibile del governo e di tutti gli eletti nella nostra regione, ma non solo nella nostra regione. Chiaramente quando noi parliamo di burocrazia parliamo proprio del mettere in condizioni la nostra terra di ripartire, e sotto questo punto di vista io penso che per ripartire non bastino le risorse, che pure devono essere investite e collocate nelle voci per dare ai territori, ai comuni, ai cittadini una risposta, ma occorre sburocratizzare, rendere veloce l'operatività dei tecnici privati, degli enti pubblici, e rendere veloce e soprattutto dinamica quella che è la ricostruzione individuale, il superamento di quelle che sono mille vincoli, mille incertezze che poi bloccano tutto. Allora, poche regole precise che mettono in condizioni tutti di poter operare fin da subito o da quasi subito. Se noi non riusciamo a fare questo, una ricostruzione inutile, perché una ricostruzione dei nostri Monti Sibillini, del nostro territorio colpito dal terremoto, del nostro cratere, che dovesse avvenire fra 20 anni, significherebbe non una ricostruzione ma un qualcosa che si perde per poi essere recuperato chissà quando e chissà come.